periodo in cui ho frequentato la scuola ebraica, io vivevo ancora felice, le cose in famiglia erano cambiate, perché dopo quella prima legge che riguardava la scuola ne furono emanate un'infinità di altre. Esattamente, credo che siano state 87 le leggi contro gli ebrei, ognuna di queste leggi proibiva qualche cosa. Quindi, oltre 87 leggi, però poi c'erano i vari regolamenti, c'erano le circolari, ognuna vietava qualche cosa. Se pensate che agli ebrei era vietato tutto, era vietato, insomma, non potevano far parte degli albi, non potevano essere iscritti negli albi professionali. Papà era un professionista. Non potete più fare il suo lavoro, cercò di adattarsi a fare dei lavori che non erano i suoi, mandare avanti una famiglia di 8 persone, era difficile, non ce la faceva. I miei fratelli e mia sorella erano più grandi di me, tra me e mio fratello che veniva subito prima di me c'erano 4 anni e mezzo di differenza. Cioè io ero nato nel novembre del 28, questo fratello di giugno del 24, e un altro di gennaio del 23, mia sorella del luglio del 1921, quindi c'era una cosa. E allora come si fa? E qui bisogna pure andare avanti in qualche modo. Allora la soluzione fu quella che i miei fratelli e mia sorella dovettero abbandonare la scuola e cominciare a lavorare. Devo dire che queste difficoltà a me non venivano fatte arrivare. Io, ripeto, ero più piccolo, per me poco era cambiato. Avevo gli amici, i nuovi amici della scuola ebraica, studiavo, era quello che volevo e vivevo, posso dire, che vivevo felice. Le leggi razziali, ho detto, dopo questa della scuola, ne furono emanate. Praticamente altri 86 oltre le cose e vietavano tutto. Se pensate, ecco che dico soltanto le più assurde, vietavano prima di tutto il lavoro, cioè io ho detto le professioni, un medico non poteva fare il medico, tanto è vero, ci fu un processo, un medico ebreo accusato di aver curato una bambina ariana. Ma venne assolto, fu assolto perché riuscì a dimostrare che se non fosse intervenuto attraverso le testimonianze di altri illustri medici, che se non fosse intervenuto immediatamente, quella bambina che aveva curato sarebbe morta. Quindi, una cosa volevo dire, questo decreto legge che vi ho detto, che era del 5 settembre 1988, poi passò il 15 di ottobre, passò al Consiglio dei Ministri e fu approvato all'unanimità. Poi andò in Parlamento. A Montecitorio erano presenti 300, su 400 deputati erano presenti 349 in aula, 51 erano assenti. Tutte le leggi emanate fino a quel momento furono messe in votazione a scrutinio segreto, no, per alzata di mano. Il risultato, l'alzata di mano fu totale. Quindi praticamente 349 deputati presenti, 349 approvarono queste leggi, una per una. Poi tutte le leggi, tutte quante insieme, tutto il pacchetto di queste leggi fu messo in votazione a scrutinio segreto. Il risultato, i 349 deputati votarono all'unanimità, 300 a scrutinio segreto, 349 deputati votarono sì. E fu un'infamia. Quindi, queste leggi, a parte quella della scuola, vietavano il lavoro, pensate che era vietato il commercio ambulante. A Roma, su 12.000 ebrei, tanti eravamo a quell'epoca, 800 capifamiglia vivevano di quel lavoro.
non potevamo possedere un apparecchio radio. L'apparecchio radio ci fu sequestrato, prima. Poi il sequestro fu tramutato in confisca. Con la confisca il bene diventò proprietà dello Stato. E quando io sono andato a reclamare, quando sono tornato per meritare il mio apparecchio radio, non c'era più, era stato venduto, perché il ricavato dei beni dei beni degli ebrei dovevano essere impiegati per risarcire coloro che erano stati danneggiati dai bombardamenti aerei degli alleati. Non potevamo fare un bagno al mare. Agli ebrei era proibito. Non potevamo andare a fare un bagno al mare, non potevamo andare a Osti a fare un bagno, era vietato. Perché era stata emanata una legge che diceva che tutte le coste, più tante altre località, particolarmente che poi erano località di villeggiatura, erano di importanza strategica e tutte le località dichiarate di importanza strategica erano vietate agli ebrei. A parte il fatto che noi a Roma non potevamo andare a Ostia e non ci andavamo, avevamo due possibilità: andare a Bagni di Tivoli, dove c'erano le terme, e lì potevamo essere accolti perché era un luogo di cura. Andavamo a Fregene, perché Fregene non era, era di proprietà, era privata, era di proprietà della Banca d'Italia. Quindi per entrare a Fregene allora si pagava il biglietto, bisognava per entrare là dentro, naturalmente meno gli abitanti, noi che venivamo a Roma dovevamo pagare il biglietto per entrare a Fregene. Però una volta entrati a Fregene andavamo sulla spiaggia, andavamo in Pineta, eravamo liberi di fare quello che volevamo, ma era la cosa che avevamo trovato noi a Roma, dall'altra parte d'Italia, questo non era possibile. Quindi tanto era vietato commerciare in materiali ferrosi, in lane da materassi, non potevamo vendere carte da gioco. Perché? Cioè, che scopo poteva avere? Cioè fare una norma che dice agli ebrei è vietato vendere carte da gioco.